Ciao, allora presento un percussautore, ecco il grande, diciamolo tre volte perché lo è ed è giusto sottolinearlo, Tony Cercola, ciao Tony. Grazie Claudio, la sua simpatia ragazzi, a me preme questo nella vita, lui è D'Artagnan, ci manca sulla spada a te, c'è uno spadaccino, lui è una persona simpatica e io sono sempre felice di fare queste piccole interviste che sono delle pillole che lui realizza con la sua televisione. Posso dire una cosa? Allora, storicamente la mia famiglia milanese doc ha sempre avuto grandi rapporti con i napoletani. Sai perché? Perché mio zio era il chitarrista di Carosone, Alberto Pizzigoni, il chitarrista. Ci siamo anche Van Wood. Ecco, lui ha preso il posto di Van Wood. Van Wood, esatto. Il film Rozzella, c'è mio zio che fa gli assoli di chitarra su spinta di Gegé di Giacomo. Mamma mia! Ci sa o Johnny chitarra all'italiana, no? E mio zio che fa queste cose. Sono stato a casa di Gegé quando era ancora vivo per pregare di fare un disco con me, ma lui ha detto non ho più la forza di fare, vai avanti tu, perché io mi sento un po' l'erede di Gegé di Giacomo. E sai chi era l'altro batterista di mio zio? Lino Liguori, Pasquale Liguori. Mamma mia! Suo proprio amico, al punto che si vedevano anche in famiglia alla sera a cena, giocare a carte, queste cose. Cose che il pubblico forse da casa oppure su internet, però documentati, questa è cultura. Sì, sì, beh, Renato Carosone lo conoscono tutti, quindi sotto questo aspetto. È l'unico, è l'artista che ha preso intelligentemente il jazz e l'ha fatto diventare canzone. Ecco, mi hai tolto le parole di bocca, stavo dicendo proprio esattamente, è vero? E infatti io ho sempre dato un grosso merito a due personaggi, a Renato Carosone e a Renzo Arbore, perché loro sono riusciti a portare quello che la cultura americana, a fonderla con quella italiana e fare un bel lavoro. Il lavoro di Arbore è stato di intelligenza, di management, ma non di creatività. Ah beh, certo. Arbore non ha fatto niente, ha scoperto l'acqua calda. In che senso? Arbore ha avuto la fortuna di avere dei bei musicisti, un buon arrangiatore che ha rinfrescato il repertorio napoletano, ma chi l'ha reinventato? Sì, Carosone. Carosone. Sì. Arbore è un talent show, è un anchorman, ma non ha inventato niente. Le sue canzoni sono umoristiche, sono carine, ecco. Sì. Io lo conosco bene a Renzo, Sì, sì, no, diciamo appunto ha avuto un merito, se non altro, appunto di rendere di così più popolare un genere. E di portarla nel mondo. Esatto. Soltanto che c'è un problema, che nel mondo, a Napoli e al Vesuvio, c'è un'etnia da paura. Il nostro genere, che dovrebbe andare nel mondo, no, non funziona perché prende il sopravvento l'oleografia. C'è chiaramente a New York, il pizzaiolo di New York, napoletano, può sentire a Renzo Arbore, non posso dire a Tony Cercola, perché noi assieme a Eugenio Bennato, assieme ad altri artisti particolari, Mimmo Cavallo per esempio, facciamo un'operazione di recupero originale, però osiamo con la nostra musica. Certo. E rischiare in prima persona. Non è chiaro che si fai oi Mario, oi Mario, cantano tutti. Certo. Si fai Aroai e Babbaso Aroai, statta a casa. Ballano anche con questa però. Certo. Senti, ma una domanda. Questa grande tradizione di batteristi e percussionisti napoletani, d'Episcopo, Tony Esposito, possiamo fare un lungo elenco. Secondo te da dove trae origine? Da una situazione urbana di Napoli, che è una grossa metropoli, disordinata se vuoi, maledetta e benedetta, però che ha delle radici. Già quando si cammina a Napoli il ritmo, già quando si parla, hai capito? Che succede a Napoli? Allora tu questo suono, il ritmo, è fonia, e allora si prende o una grande poeticità o un grande ritmo. Noi abbiamo quello e quello, però purtroppo spesso non funziona perché alcuni poteri. Sì. No, poi anche altri artisti hanno un po' attinto dalla tradizione napoletana, ripresentandola magari come se fosse una novità, un qualcosa che provenisse da altri. Sto parlando di Renzo, ha fatto questo. Sì, no, ma parlo anche di stranieri, non soltanto di italiani. Ci sei stato qualche straniero, però comunque lo straniero ha sempre più potere, perché arriva qua, canta in inglese un pezzo suo. Noi se andiamo a New York o facciamo Bocelli o facciamo il volo, il bel canto, sì. È premiato questo all'estero. Certo. Ma un certo tipo di umori, di spiritualità, di sarcasmo, di ironia ritmica, e non è facile. Senti, vogliamo ricordare di Tony Cercola qualche tappa fondamentale che arriva, cioè i grandi con cui hai collaborato? Vabbè, anche stranieri come Brian Ferry, Bob Berg, Don Cherry,
E con Tullio, con Pino, con Edoardo De Crescenzo, con Dario Fo, Mia Martini, Murolo, Rino Zulzolo, Gragnani, Spaccana, io quasi tutti, tutto quello che era possibile suonare in quel periodo si suonava. Con Edoardo noi abbiamo fatto almeno 5 anni, 5-6 anni di concerti con 30.000-40.000 persone. Eh beh, insomma, questo è veramente una soddisfazione per te. Mi voglio ricordare, capito? Oggi la mia veste è completamente nuova. Io faccio dischi miei usando la voce dei testi miei, ho capovolto un po' la situazione, capito? Quindi è meglio non stare davanti al braciere e dire "Ediempomi". E con questo ho detto tutto. Certo, però comunque insomma hai avuto delle belle soddisfazioni professionali. Sì, sono soddisfazioni nuove di zecca ancora, perché noi abbiamo avuto la fortuna di fare una musica che stava avanti. Certo. Hai capito? Certo. Quindi sono pienamente soddisfatto. Un pezzo come Apocondri si suonerà per altri 50 anni. Certo, certo. No, 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 è importante quello che stai dicendo. No, sono contento. Un linguaggio, una ricerca, uno... Per esempio, a Spa. Che cos'è Napoli? James, per esempio, noi abbiamo... Te ne accorgi se uno non è bravo, se uno ha soul o se non ce l'ha? Basta che... Ecco, questo è fondamentale. La spalla, questa spalla è indice di soul. Mi capisci? Certo. E questo è Napoli. Certo. Senti, ci fai un piccolo, non so come chiamarla, un assaggio, una chicca di ritmica come la vivi tu? Simone muove coscio, mamma, Simone muove coscio. Non gambo con me, ma che è, ma che venne buon che sta con me. Caso fra o mai, ma canta sta nuve. Lo mumba, lo mumba, lo mumba. Zigni manata nuve, ne va bene, zigni manata nuve. Cassinto muove, cassinto muove, va cagapinta cascetta. Questo è un mix che è stato realizzato in 20 versioni. D'apertura l'ha fatto M2O, che è una radio. È uscito l'88 e lo suonano ancora. Bellissimo, cioè veramente. Si chiama Lumumba. Bellissimo, no? Perché proprio è la ritmica che diventa proprio. Suoni, assume la sua dimensione, suoni bellissimo. Suoni onomatopeici, zigne menata nuvene, suoni vesuviani con un accento ritmico. Infatti, infatti. Sì, sì, Simon sì. Mu, Simon Mu. Simon Mu e coscio, mamma. Mana mana yaga, mana mamma sorge da maci. O mamma mara moglie. Evocative, capito? Questa è evocazione. Bellissimo, grazie Tony, guarda, le interviste con te sono sempre un piacere e sono contento di averti rincontrato qua a Sanremo. Certamente, no, ci avevamo conosciuti l'anno scorso, quindi ci siamo ritrovati quest'anno, ci troviamo anche l'anno prossimo. Vorrei salutare a Giulia però. Sì, 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 salutala pure che ci sta facendo da operatrice. Vorrei salutare Giulia? Maggio. Giulia Maggio, che l'ho rincontrato dopo 30 anni ed è stata un'ottima cantante e lo è ancora. Una corista con tanta umiltà, perché lei ascoltava noi, ha sempre amato i musicisti. Grazie. Da Sanremo è tutto. Grazie di cuore.